casa, mi mancava tanto il mio lago, ma che bello. Io non vedo l'ora di riverciare Lucino. E io Ambrogino. E io la mia piccola Lucia. Avete dimenticato Lorenzino, eh? Ma lui è stato a casa con la sua mamma. A proposito, come vanno Ludo con Francesco? Vanno bene? Sì, pare bene, le ho parlato qualche volta al telefono. Ah, meno male, meno male. Sento una cosa, lei, quando entriamo in menaggio, lei si deve fermare all'edicola perché devo andare a parlare con una persona. Ma chi, Peppino? Certamente, perché deve sapere cosa ha combinato Alberto. Non mi dire che sei diventato pettegolo. No, non sono pettegolo, ma tutti devono sapere quello che ha combinato Alberto. L'ha fatta troppo grossa, lo devono sapere tutti. Anche lei, lo vuole sapere anche lei? No, a lei non glielo dico. Glielo dico a suo... Antonio! India! Finalmente sei tornata! Ciao! Non sai come mi sei mancato. E tu a me. E il piccolino come sta, chiesto di me? No, mai. Come no? Scherzo. Sciocco. Ciao Lorenzo. Ciao Antonio, come va? Il tuo papà e il tuo Rune qual è? Non c'è. Non c'è? Cos'è? Ha fatto sciopero? No, si è preso qualche giorno di vacanza, è andato nel Chianti con la mamma. Ah, come Tony e Cherie Blair. Esatto. Da un po' di tempo gli è presa questa fissa per la buona cucina e appena può prende e va a fare i blitz nei migliori ristoranti d'Italia. Fa il gourmet. Esatto, fa le classifiche, dalle pagelle. E già me lo vedo che mangia la pappa col pomodoro e la ribollita e poi dice questo mi garba, non mi garba e dai voti. Certo. Sì, certo sì. Pronto? Ciao, Lorenzo. Ha letto papà. Ah, ciao papà. Ciao papà. Ciao papà, è Peppino. Oh, è Peppino, allora, come ci sta sulle colline in Chianti? No, cioè, ma sto abbastanza bene, ma tu come fai a sapere che io sto in Chianti? E me l'ha detto Antonio, sono qua all'edicola. Ah, ma allora sei a menaggio? Sono tornati. Fatti passare Alberto. Lorenzo, dimmi una cosa, ma Alberto sta lì con te? No, Alberto non è con me, è rimasto in Thailandia. Guarda, ti devo raccontare delle robe inenarrabili, non hai neanche l'idea, guarda. Non mi dire che è rimasto in Thailandia per cercare Simonetta, perché qua stanno grossissime novità. E quali? Simonetta sta in Italia. Ma non è possibile. Sì, l'ho vista io 5 minuti fa qua a Gaiole in Chianti. Con dei tipi strani, con degli occhi stralunati. Ma ci avete parlato? E non ho fatto in tempo, è salita su una macchina, sono scappati via. Lorenzo, sono scappati immediatamente, non abbiamo potuto fare niente. Ma pensa a te, roba da matti, noi abbiamo girato a mezzo mondo, siamo andati in Thailandia e questa qui dov'è? È sulle colline senesi, ma roba da matti. Io ho provato a telefonare ad Alberto per avvisarlo, ma c'è sempre il telefono spento. Lo so io perché è staccato, ma non ti preoccupare, perché tanto io ho il suo telefono dell'hotel di Phuket e lo chiamo, non ti preoccupare. Sì, ma secondo me non deve essersi allontanato molto dalla zona. Vabbè, allora cercatelo, no? In verità, Lorenzo, noi stasera avremo un tavolo prenotato in un ristorante vicino Treviso. È a 3 stelle a 4 forchette. Ero in lista d'attesa da un mese, sinceramente non vorrei rinunciarci. E vabbè, allora mangia pure la polenta con gli osei, mangi i bigoli, che Simonetta, la ritraccio io. Ok, grazie, Lorenzo, grazie a sé. Ti faccio sapere, ciao. Però potevamo cercarla qua. A stomaco vuoto? Ma magari, come si fa? In effetti, a stomaco vuoto. Papi, forse l'ho trovato. Ma sei sicura? Scusa, un centro yoga a 5 km da Gaiole in Chianti. Vuoi che non sia quello? Ma tu sei la mia gioia, dai, stampalo! Voglio 5 euro, eh. Come 5 euro? Perché? Scusa, le ricerche mica le faccio gratis. E poi mi devi dare 30 euro di paghette arretrate. Paghette arretrate? Ho sempre pagato, io cosa dici, eh? Sì, ma ora sei stato via 3 settimane. Non fare il furbo, se no cancello tutto e non stampo. Ah, te ne approfitti perché sai che non sono pratico di computer. Dai, dai, per favore, dai, stampa, va là. Sei un vecchio, papi. Oggi chi non sa usare il computer è out. Ma come parli? Parlo in informatico. Dai, sgancia, papi. E io vago, guarda un po' qui. Così ti do la carta sì, toh, così almeno sono a posto. Alberto, calmati! Spiegati, io sono Pinacchio e Bulle, c'ho il cuore che mi sta schioppando. Qualcuno aprissero, facessero uscire immediatamente la mia signora, su! Simonetta, vieni fuori con le mani alzate! Lorenzo, ma che fai? Ma sei matto? Vabbè, ci apriamo il rischio, così ti prende paura, no? Ma cos'è questo baccano? Questo è un centro di meditazione. Ma no, per le palle, chi cerchiamo? Chi cerchiamo? La ghirlandaia in Dominici, mia moglie. E lei il lei? Chi l'è? Chi l'è? Chi l'è? Chi l'è? Chi l'è? L'è il marito, l'un maritiello. Adesso la Simonetta l'ha un pole, la sta meditando. L'ha un pole, la sta meditando. A Star Trek, fammi capisse. Tirate fuori mia moglie, se no ti denuncio per sequestro di persona. Io ti piovo per le orecchie, ti scarto come una caramella. Se siamo capiti, e mo levete.
Oddio! Oh, si vede che è nato a macellare. Alberto! Oh. A chi l'andaia? Namo, le valigie, forza, se torna a casa, aspetta! Sei il solito caffone, abbassa la voce. Che fai, aspiritosa? Sei scappata come una vigliacca e mo c'è pure verità. Se sono sparita ci sarà un motivo. Segreto, noi vi lasciamo soli. Ecco, bravo. Vattene a fomba da un'altra parte, va. Liquidazione, dai, andate via. Simonetta, cara, ma ci hai fatto stare così in pensiero, come stai? Fino a un minuto fa benissimo, prima che arrivasse lui. Guarda che lui soffre come una bestia. Io sono 30 anni che soffro, non te ne sei mai accorto, vero? Veramente no. Certo, d'altronde sei il solito egoista insensibile. Egoista io? Ma come egoista? Ma sono sempre fatto tutto per te nella vita, tutto. Ma lo vedi che non capisci, tu metti tutto su un piano materiale. Io ho bisogno di altre cose. Per 30 anni ho subito tutto. La Tribuna Tevere la domenica a vedere la Roma. E poi le tavolate chiassose con i tuoi amici a mangiare la pagliata e la coratella, ascoltare quelle stupide barzellette. Non mi pare che ridevi, eh? E poi tutti i Natali con la zia Giovanna, l'estate sul pattino. E la notte sempre sveglia perché tu russi come una tromba. Beh, se per quello fa anche certi rumori. Appunto. Posso dirtelo. E poi le ansie, le parolacce. E alla fine qual è stato il premio finale, eh? Mi ha messo dietro la cassa di una macelleria. Io, una ghirlandaia. Pronto, macelleria Dominici Dica? Ah sì, 2 chili di filetto, il rollè di vitella. Il grasso poi... mi metti da parte per cane. Ecco, appunto, io non ce la facevo più. Ma tu saresti andato dietro la casa della macelleria? Sì, per te sì. Vedi, a lei ci piace. È questione di mentalità. Una vita di tragedia ti ho fatto vivere, Shakespeare, per il terzo atto d'Amleto, manca il paggio col teschio sul cuscino, eh? Bella roba, devo sentire, io allegro, felice, magnavo, bevevo, ignaro che tu, lombrigamente, nel tuo insito, covavi odio. Sì, covavo. Amichetti miei? Amichetti miei, svegliatemi, ditemi che è un incubo, su. No, no, Cocchino, è tutto vero. Quindi quando io la notte ti cingevo fra i miei bracci, dicendoti ti voglio bene, tu m'odiavi? Beh, un po' sì. Quanta corte l'ha preso Giulio Cesare? 3x3, 9, 3? 9x3, 27. 27, 27. E che so? Una passeggiata di salute, in confronto a quello che passo io. Dai, Alberto, smettila di compatirti e di piangerti addosso. Cerca di capire i tuoi errori, i tuoi sbagli, no? Certo, sono stati tanti, perché veramente sono stati tantissimi. Vabbè, non è questo. Io li so, se non, voglio glielo dico. Non è questo. Te lo dico. Il momento. Uno ne ho fatto uno. T'ho buco troppo bene. Ghirlandaia, ti prego, torna a casa, perché te lo giuro, senza di te un ce la fo, ti compro pure i tapperini e il gong e te porto tutto a casa. No, mi dispiace, io a casa un ci torno. Oh. Dai, Simonetta, ha detto che non ce la fa, no? Peggio per lui, io sto benissimo da sola. Ma dai, questo non è vero, una moglie senza un marito non ci può stare. Dovete solo trovare un modo nuovo per convivere serenamente insieme. E vabbè, troviamo questo modo. Detta tu le condizioni, su. Dai, io prendo nota, tira fuori... Allora, ce l'ho. Per prima cosa, sì, non mi voglio più sedere dietro alla cassa della macelleria. Prima cosa, cassa macelleria. Che problema c'è, amore mio? Ci mette materiale. Seconda cosa, a casa non si mangia più la carne. La carne? Si mangia piaga? No. Manco una striscettina pagata a settimana, niente, manco quella per carità, no. Ti rendi conto che mi sei a chiedere? Sì. Come se Hitler chiedesse a tutti non gioca più a pallone e metterà a giocare a dama, eh? Terza cosa, scrivi. Allora, terzo... Camere separate. Io non ce la può più a dormire tutte le notti con tappi, eh? Ma cuccia non cameretta. Ma che t'accucci? Sei mica San Bernardo. Fossi un pincher. Sai, sa cuccia, ma... La domenica niente Roma. Te saluto, Ni. Non si può fare, stiamo bene così. Io la zia nel cedimento. Ma no, non sono così perfida. Abbiamo finito, c'è nient'altro? Sì. Devi dimagrire. E che problema c'è? Me le vado a carne? Avevamo pure il pane che la pasta, diventerò così, mi peserò da orifici, ok. Fai la dieta punta. Hai fatto? Finito? Vabbè, datevi un bacetto. Dai. Io senza te non ci posso stare, amore mio. Dai, non far così. Mi ha baciato, amichetti, mi ha baciato. Hai visto, amore mio, non cova più, non cova più. No, cova. Oh, come no. Si cova? Ha fatto l'uovo, non vedi? No, non covo più. Però la verità, ti dico io qual è la verità.
La verità è che noi stiamo bene qui, dentro la nostra casetta e dentro il nostro letto. Perché noi ci vogliamo bene, noi ci amiamo, è un matrimonio perfetto di tesoro, 25 anni di matrimonio senza mai uno screzio, senza mai una litigata, senza mai un piccolo problema, tutto perfetto, come un cronometro svizzero, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, che noia, tic tac, come che noia? Eh sì, tic tac, tic tac, tic tac. E quando diventi vecchio ad un certo punto ti accorgi che hai sprecato un sacco di tempo. Cioè, cosa vuol dire? E che cosa vuol dire? Che tu per fare sempre le stesse cose rinunci a farne delle altre, scusa. Ah, non capisco. Ma Lorenzo, non c'è mica solo occuparsi dei figli, eh? Uno può lavorare, coltivare degli hobby, incontrare gente. Incontrare gente, ma se vai tutti i giorni al mercato, incontri un sacco di gente nuova che arrivano di qua, di là, parli, copri, vedi, cosa vuoi di più? Sto parlando di gente interessante, gente con cui dialogare, scambiare opinioni e crescere, no? Eccola là. Sei stata contagiata dalla crisi di Simonetta? No, però io penso che per quello che le è successo, insomma, c'è una sua ragione, ecco. Lei? Dopo tanti anni di matrimonio, uno ha bisogno di evadere un po'. Come evadere? No, covo, questo qui. Non covo. Ho bisogno però dei miei spazi. Ecco, i tuoi spazi. Quali spazi sono? Avanti, dimmi. Vabbè, senti, se io non riesco a parlare neanche con mio marito, lo so. Vabbè, parla, dai, sono qui, ascolto, dai, dimmi, quali parlo, spazi non vuoi? Parlo. Non riesco a capire. Ad esempio, a me piacerebbe così ricominciare a studiare. Vuoi andare a scuola? Ma no, a scuola, sto parlando dell'università. Quando ci siamo conosciuti io e te, sì. Io facevo lettere e filosofia, no? Illo tempore. Perché illo tempore? Illo tempore, però intanto io avevo dato 10 esami. Beh? E poi ho conosciuto te e ho mollato tutto, è un peccato. In 2 anni potrei prendermi la laurea. Sì, ma c'è un piccolo problema, che qui a Minaggiolo l'università, la Gheminga. La Gheminga? No, e la io Ghenò. Me ne andrei a Milano. Ma vuoi andare a vivere a Milano adesso? Ma che vivere? Farei la pendolare, no? Mi prendo il mio bel trenino la mattina e vado. Ma come fa la pendolare? È come quel film di Richard Gere che sua moglie faceva la pendolare, prendeva il treno tutti i giorni e finita che si è innamorata di un altro che faceva pendolare. Ecco. Ma sei geloso? Mi sono fatto un ginocchio! Ah, che dolore! Ma che sei geloso! No. Va là. Dai, dormiamo. Sì, dormiamo. Dormiamo, sì. Stai covi, ecco. Stai covando, covi. C'ha ragione la Simonetta, camere separate. Pure? Sì. Covi, questa qui covo, altro che. Pronto, telefono azzurro? Sì, c'è una che sta covando. Sì, gliela passo. Buonanotte. Ah. Come mai la mamma è uscita così presto stamattina? Perché è andata a Milano, ha preso il treno delle 7:30. È andata a fare shopping? No, è andata a studiare perché è tornata all'università, vuole studiare. Che devo fare? Ma che è matta? Io non vedo l'ora di diventare grande per non andare più a scuola, lei ci ritorna. Ma guarda che voglio studiare anch'io perché voglio diventare bravo con il computer. Figo, papi. Figo, papi, guarda che mi devi insegnare tu, perché devo risparmiare io, eh. No, eh, io mica insegno gratis. Vabbè, quanto vuoi? Voglio 15 euro l'ora. 15 euro l'ora? Ma tu sei impazzita, 15 euro l'ora? Guarda che li prendeva la professoressa Cataldi, quella che mi ha insegnato matematica. Vabbè, dai, ti faccio lo sconto. E quanto vuoi? 10 euro l'ora. Sei un'amica, devo. Dai, dammi la mano. No, papi, ti prego, se mi vedono che ti do la mano, sono rovinata, mi prendono in giro. Ma chi ti prende in giro? I miei amici. I tuoi amici? Quali sono? Uè, Lauretta, stamattina sei venuta col nonno. Ma chi è quel pirla lì? Lino, ma non è un pirla, è uno tostissimo. Ma quello lì è un bullo, non lo vedi? Uè, il bullismo è anche arrivato a Menaggio, sul lago di Como. Papi, smettila, poi se la prendono con me. Ciao. Ciao, ciao. Uè, nonno, che fai? Torni all'ospizio? Ricorda di cambiare il pannolone. Vieni un attimo qua, Rino. Che c'è, vieni, nonno? Vieni, ti ho detto, vieni qui. Vieni qua un attimo. Fammi vedere un attimo il melone che c'hai qua. Fai vedere. Ti ho fatto un bel perino. Ripari. Cretino. No, non sono un insegnante, sono una studentessa come voi. Beh, un po' fuori corso. Eh sì, sono fuori corso. Ho 4 figlie, di cui 2 già sposate. Peccato, se no ce le poteva presentare. Vabbè, però diamoci del tuo, che sennò mi imbarazzo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Posso sedermi qui? Prego, signora. Diamoci del tuo, eh. Io mi chiamo Tilly. Io Giacomo. Sono Giorgio Martelli, il vostro professore di filosofia. Oggi parleremo di Platone, di come l'anima si trova in possesso del sapere. Che
Che emozione. Tornare dopo tanto tempo sui banchi è meraviglioso. Insomma, se penso che davanti a me ho ancora 3 anni, non lo trovo così meraviglioso. Io invece sì, io ho passato la vita a parlare di risotti, di pappine, di detersivi. Sentir parlare oggi di metafisica, di biologia, di estetica mi è sembrato un sogno. Ciao Silvia. Ciao Giacomino. Che bella ragazza. Sì, abbiamo fatto il liceo insieme. Allora siete amici? Ma insomma, lei non mi ha mai filato, è una che se la tira. Però ti piace? Sì, molto. Ma con lei non c'è niente da fare. Non ho speranze. Ma chi l'ha detto? Ma guarda che con le donne bisogna saperci fare, eh? Ma io non sono capace. Se vuoi ti spiego come si fa. Ho tutte figlie femmine, un po' me ne intendo, eh? Magari. Quando vuoi un consiglio io sono sempre qua, d'accordo? Oddio, com'è tardi. Devo andare, sennò perdo il treno. Vuoi un passaggio in moto? Ma io abito a Menaggio, sul lago di Como. Beh, allora ti accompagno fino alla stazione. Va bene, dai. Il casco per me ce l'hai? Certo. Non lo usa mai nessuno, ma ce l'ho. Mamma mia, che botta di gioventù! Oh! Ecco, bravo. Adesso, per salvare il file... Cos'è il file? Papi, ma allora non stai attento. È quello che abbiamo scritto. E allora? Vai su, menu principale. Ok. Apri la schermata, sì. Clicca su salva con nome. Salva, ecco qua. No, papi, cosa hai fatto? Al posto di salvarlo l'hai cancellato. Vabbè, mi sono sbagliato, capita, no? Scusa. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, mami, com'è andata all'università? Benissimo. E qui lo studente come si comporta? Beh, sono un po' somaro, un po' somarello, dai. Somarello? Somarone? Sì, somarone. Io invece ho passato una giornata meravigliosa. Mi sembra di essere tornata indietro di 20 anni. Pensa che il mio compagno di corso mi ha anche accompagnato con la moto. Non ci posso credere. Tu in moto? Quanti anni ha questo centauro? 22. Ma non ti preoccupare, potrebbe essere la sua mamma. Ma non ti ricordi il laureato che c'era quella mamma che andava a letto con lo studente? Te lo ricordi o non te lo ricordi? Ma stai sempre a pensare ai film, Lorenzo. Queste robe qua nella vita non succedono. Ma io penso ai film per forza. Ma sono stato per 35 anni proprietario di una sala cinematografica. Perché non ci ritorni? Tanto come studente non hai futuro. Ma stai zitto, va che te le do, oh. Ma abbiamo finito la lezione? Sì, ho gettato la spugna, dai. Allora non sembro uno studente. No, somarello. Shhh. Papi, potresti venire in salotto che ti dobbiamo parlare? Ma adesso, io? Devo venire con voi? Vabbè, ho capito. Guai in vista. Papi, noi abbiamo deciso di chiudere il negozio di roba orientale. Ma quali guai? Ma questa è una bellissima notizia, cara mia. Perché voi eravate dentro gratis. Io mi adesso affitto il negozio, mi prendo i soldi e me li metto in tasca. Tilly, vai a preparare un risottino. Dai, va là, dai. No, scusa, papi. Il negozio ci serve comunque. Come serve comunque? Com'è sta cosa? Avete detto che lo volevate chiudere? Sì, ma per un'altra attività. Abbiamo deciso di trasformarlo in un'enoteca. È da un po' che Francesco ha quest'idea in testa e siamo tutti convinti che è un'idea che può funzionare alla grande. Stop! No, vi fermo qui. Scusate. Qui mi devo fermare. Perché quanto avete detto, un negozio orientale è un'euforia fantastica e dopo le stupà. E allora come leghi? Sì, papi, ma questa volta è diverso. Noi eravamo dilettanti e Francesco è un professionista del vino. Mi sono laureato in enologia e poi ho un nome importante alle spalle, no? Ma lo si sa che il tuo babbo è miliardario, lo si sa che il tuo babbo ha il vino migliore di tutto il mondo che lo esporta a destra e sinistra, abboccato, non abboccato, secco, risecco, lambrusco. Tu l'hai visto? Allora che la finanzi noi l'enoteca? No, col mio orgoglio io. E voglio dimostrare a papà che ce la faccio da solo. Con i soldi miei? No, lo faremo con quelli delle banche. E con quelli della comunità europea. Ecco. Ma cosa c'entrate voi? Abbiamo deciso di entrare in società con Francesco. Ci siamo stancati di fare i garzoni, in macelleria, l'edicola. Poi per noi è una grande occasione. A me sembra una buona idea. A mamma pare una struzzata. Dai, papi, smettila di fare il pessimista. Ma pensa che bello. Lavoreremo tutti insieme e avremo un grandissimo successo. E poi il vino oggi tira. Il vino? Tira. Tira? Tira. Ascolta un po' la roba. Vabbè, tenetevi il locale, dai. Però la cosa importante è un'altra. Cioè? Oltre al locale ci servirebbe un aiutino. Ecco, lo sapevo io, i soldi vogliono i danei, danei. No, te l'ho già detto, i soldi li mettono gli altri. E allora cosa volete? Tu sei grande amico del sindaco. Amico, lo conosco e c'è una conoscenza. Per ottenere questi finanziamenti serve la politica. Serve la politica. Allora non è che il vino tira, tira la politica. Dai, papi. Sì, dai, papi, andiamo a mangiare il risottino, va, andiamo. Siamo dietro le tue mani, sindaco. Tutt'altro.
Fumagalli, ma è possibile? Tu vieni da me solamente per chiedermi dei favori. Beh, ma sei ingiusto però, eh? Scusami, tu sei sindaco? Vabbè. Scusami, eh? Sei politico? Noi siamo i tuoi elettori, perciò noi diamo a te e tu dai a noi. È la vecchia regola latina, sindaco, do ut des. Vabbè, allora parli te o parlo io? No, parlo io. Tu dici sempre che mi voti, che fai votare i tuoi parenti, certo. I tuoi amici, gli amici dei parenti, i parenti degli amici. Ma dove, dove? Come dove, quando? Come dice il mio consorzio romano, me bossi non ci gà! Io però ho i miei dubbi. Alle ultime elezioni io sono passato per il rotto della cuffia. Mi sono mancati un mucchio di voti che ritenevo sicuri. Saranno mica stati i tuoi, I nostri? I nostri come Fumagalli? Ma stai scherzando? Assolutissimamente! Me passi no ce gà! Ma sono state trovate delle schede con sopra delle parolacce contro di me. Alcune anche in romano. No, sindaco, non ci provà, Noi dominici siamo leali. Leali. Vabbè. Leali. Allora, cosa posso fare per voi? Allora, chiedere i fondi per lo sviluppo a Bruxelles. Il sostegno regionale per i giovani imprenditori. L'abbattimento dell'IVA per la ristrutturazione e il pagamento anticipato da parte del comune di 12 mesi d'affitto. Che andrebbero a me perché io praticamente sono il proprietario del locale, andrebbero a colui. Ma questo cosa c'entra? Non è possibile! Vabbè, è una burla, è uno scherzo, C'è cascato. Sei furbo te però, furbo, Va bene, vi aiuto, però sia chiara una cosa. Sì? Fra due mesi alle prossime elezioni vi voglio tutti con me. Occhio, attenzione, perché noi siamo tre famiglie, ma numerosissime, tre famiglie, più tutti i clienti dell'enoteca. Sarà una votazione pubblicata! Trota salmonata in un letto di olive e capperi con profumi di timo e mentuccia. Voto 4 meno meno. Come sei severo. Secondo me è ottima. Io gli darei un bel 8. Come fai a sindacare questa trota salmonata tu che quando stai in cucina sei capace in guaia pure l'uovo a te cammino? Non sarò capace di cucinare, ma sono capace di giudicare. Tu come gourmet ti meriti un bel 2 meno meno meno. Tu scurdumi. Basta punzecchiarvi voi due, no? Siamo qui riuniti per festeggiare il ritorno a casa della Simonetta. Propongo un bel brindisi. Sì. Sì. Fossi in voi non lo farei. Questo vino non merita neanche di essere annusato. Ma tu daresti 4 meno meno a questo vino? Magari. 2,5 per incoraggiamento. Questa è roba da supermercati. Supermercato? Sto ristorante l'hai scelto tu, Peppino? Proprio per avere la conferma che quasi mangia uno schifo. Ecco, allora la prossima volta ci vieni solo. Ma... Scusate, a proposito di vino, dobbiamo tutti ringraziare Lorenzo. No, dai, che divento rosso, dai, su. Davvero, Lorenzo, grazie. Antonio è entusiasta di questo progetto dell'enoteca. Se ne stava tutto il giorno a ciondolare in edicola. Anche in casa, come ciondolava. Mi faceva una pena, guarda. Invece io non ti facevo pena. Sì, ma per altre ragioni. A me l'idea che Adriano non lavorerà più nella macelleria mi riempie di gioia. E poi via, diciamolo. Il figliolo di una ghirlandaia sta meglio col Brunello di Montalcino che col filetto. Vabbè, certo che tu ti sei sposata alla ghirlandaia, oh, sta ghirlandaia ci sta fa. Dai, un infieri, sì, bravo. Stiamo a mangiare, divertimo, se soppi. Amore, sarei diventata pure buddista, per carità. Ma sei rimasta una snob. Sì, perché è un problema? Alberto, non la irritare. Chi la irrita? E che ti irrito io a te? Ma no. Quando mai? Io faccio quello che vuoi te. Non faccio più niente. Dormo in cameretta, a posto degli spaghetti e mangio rasoie, non guardo più una partita e la sera prima di andare a letto mi metto il pigiama in arancione. Devo far più di questo? Ma perché stai dietro pure col calcio? Te credo. Se no stasera col posticipo Roma-Milano alle 8:30 dovrei stare qui a mangiare madro da salmonata io. Come siete noiosi con questo calcio. Ci sono cose molto più importanti nella vita. Beh, certamente. Oltre al calcio la vitamina B, la vitamina C, la vitamina R, per la pelle, per le labbra, hai capito? Che bischero tu sei. Io intendevo la conoscenza di noi stessi, liberarsi dalla schiavitù del nostro corpo terreno. Io sto studiando Platone all'università ed è molto vicino alla filosofia buddista, lo sai? Lo so io, lo so. Sì, sì. Perché? Perché ti sento quando torno a casa la sera. Guarda che il tuo marito ha una bella paletta e ti sento quando torno a casa in motorino. Io vado a studiare. Sì, 4 meno 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 meno. Oddio, Peppi, Boni, c'è la giù che stanno a venire. Voi mangiate questa roba, Boni, voi mangiate questa roba. Oddio, c'ho un dolore di pancia bestiale. Ma ti sta venendo lo squaraus? Magari, peggio, come? Peggio. Ma non ti preoccupate, Boni, non succede niente. Vada a vedere. Sì.
moglie è buddista. È Mila che vince. Mai una gioia per Alberto, mai. Ma ecco che Panucci si invola sulla destra, si libera di Maldini e passa a Manzini. Manzini stoppa di petto, ma viene falciato da Gattuso. Calcio di rigore. Dai, dai! L'arbitro non ha avuto dubbi, indica il dischetto a centro area. Sugli spalti c'è il delirio. Capitan Totti si appresta a battere il penalty dagli 11 metri. Un capitano, c'è solo un capitano. Un capitano, c'è solo un capitano. Ora è tutto pronto. Alberto, Alberto rispondi. Alberto, come stai? Non mi fa stare in pensiero, su. Arrivo, arrivo. Parlo per me e anche per il piccolo Cristian. Eccomi qua, tutto a posto. Meno male, ti ho visto bianco come un cencio e mi hai fatto prendere uno spavento. Mi sono liberato dalla trota. Totti tira, incredibile! Dida ha parato il cucchiaio. Che c'è? Ti senti male un'altra volta? Sarà stata la minestra de farro. Ma se ne hai mangiato se non cucchiaio. Appunto, quello era il cucchiaio. Come si è messo qua? Dai, su, su. È salmonato sto presunto? Sempre. Allora, vediamo un po' se mi ricordo, eh. Tanto non è difficile. Dunque, si piglia il mouse, poi si va sopra questo qua, si apre, eccolo qua. Oh, posti d'arrivo per la lauretta. Chissà che cosa sarà, ma sarà. Leggiamolo, leggiamolo, sarà un suo amichetto della scuola sicuramente. Apro, si apre, eccolo qua. Lo leggo. Sì, lo leggo. Ciao, bella. Ciao, bella. Che ne dici di mettere in rete qualche tua foto sexy? Pago fino a 20 euro per vederti. Ciao Rino. Ma questo qui è il bullo della scuola, questo qui. Ma lo conosco benissimo. Porca miseria. Adesso cerco sulla rubrica, guarda. Vediamo un po'. Rino. Trovato. Faccio vedere io questo qui. Pago fino a 20 euro a vederti. Ma roba de matto. Per la mia tosa. Ma siamo diventati matti qua. Adesso lo faccio vedere io adesso. Pronto, Rino? Sì? Chi è che rompe le balle? Sono il papà della modella. Il Sciuffo Magalli, ascolta un po' la roba, Rino. Guarda che se continui a dar fastidio a mia figlia, io vengo lì, lo dico al preside e ti faccio cacciare dalla scuola, ti capì? Magari, così almeno la mattina vado in sala gioco a farmi una bella partitina al videopoker. Ma guarda che lo dico a tuo padre, eh? Vada, mio papà è cintura nera di karate. Vabbè, allora, mentre sei a scuola vengo lì e ti brucio il motorino, ecco. Tanto ne ho due. Allora... Allora, io ti metto un virus dentro il computer e ti metto un hacker, te! Ma se mi hai letto lauretta che lei è un somaro, non sa neanche aprire un file. E ora ti saluto, nonno, che ho da fare. Uè, prima! Porca miseria! Ah, bravo, papi, stai facendo i compiti. Hai visto com'è bello il mondo del computer? È bellissimo il mondo dei computer. Papi, ma cosa fai? Mi sei mancata tanto. Vieni qui che ti abbraccio. Tanto cancello. Caro, un bel bacino a tuo papà, vieni qui come sei piccolina. Uè, ma cresci però, eh? Ah, sì. Alberto, mi raccomando, il filetto bello, tenero e sottile, che la settimana scorsa era duro. Era duro, il filetto mio. La signora Cinzia, il filetto mio è un muro. Canna argentino, chiamano il filetto Maradona. Buongiorno, Alberto. Buongiorno, signora, vengo subito. Tranquillo, io non ho vele flette. Mili, che ci fai qui? Tu scappato via senza salutare. Io rimasta molto male. Perdoni, signora Cinzia, un momento. È una surfista, un'amica del mio figlio. Un momento, vengo su. Ma che mi vedi al negozio che sei impazzita? Tu promesso che portavi me in Italia a fare la signora. Io stufa di body massage. Presto è lei a venire da te. Amore mio, te l'ho detto, sono uomo sposato. Lo so. Ma tu hai detto a me che eri stufa di tua moglie e volevi nuova vita con me. Amore mio, ma un uomo sotto un po' di massage ne dice tante, sai. Ma adesso mia moglie è ritornata, per cui tu te ne devi andare, per favore. No, io non torno. Voglio stella con te. Io mio bombi. Ma le bombi? La gente ci guarda, ma per favore, ma che fai? Mi scandali qui a Biba, te ne devi andare, per favore. Bombi, non mi mandano via, io sola. Signor Alberto, io dovrei andare. Vengo, signora Cinzia, vengo subito, immediatamente. Vada a Pian Cappuccino, intanto. Aspetta, mamma, parliamo dopo. Ma dimmi te. Dopo, Bombi. Si improvvisate una Bombi. Che mi ha chiesto il taffietto? La curatella, signora Cinzia? Ma sei impazzito?
Mi stai chiedendo di piazzare la tua amante in casa mia? Perché la situazione è momentanea. Qualche giorno poi Dio provvede, no? E che gli racconto a Margherita? Che gli hai trovato una brava domestica per dargli una mano dentro casa. Questa non è una cameriera, è una massaggiatrice. Per spicci a casa c'aveva la laurea. Alberto, non mi mettere nei casini. Già ne ho avuti tante nella mia vita con le donne. Lo so. E chi ce l'ha aiutata? Alberto, quando a Ello Tempore facevi lo sciupa femmine in giro per l'Europa. Chi la rabboniva, tu? Chi la tranquillizzava? Io. Tant'è che poi ti ha rimesso dentro casa, no? Appunto per questo, io già sono recidivo, capito? Se mia moglie dovesse equivocare la situazione, la volta che mi butta definitivamente in mezzo a una strada. Ecco, no. Allora in mezzo a una strada ci dovrei finire, no? Bombi, chi dici tu, amico? Amico questo? Quello è un amico. Questo è un sorcio senza limiti. Ah, sei qui. Ero venuto a cercarti in macelleria. Ma com'è che hai chiuso prima? Simonetta, no, è che Peppino ci ha avuto un problema, no? Mi ha chiesto aiuto. Io non avevo bisogno di aiuto, sei tu che c'avevi il problema. Zitto, Peppi, basta. Buongiorno. Buongiorno. Ma la signorina è con voi? Con lui. Con me? Sì, Peppi. Peppi, non sei vergognato, che problema c'è? Simonetta è una donna intelligente, una donna di mondo che ha girato, ti pare che si scandalizza? Ma perché dovrei scandalizzarmi, scusa? È perché Peppi e una signorina sono... Siamo? Diciamo intimi. Ma va! Peppino, c'è l'avante! Perché eventualmente sarebbe impossibile. Si sono conosciuti in un centro massaggi e da quel momento Peppino non può più fare a meno di lei. Però in albergo come fai? Qui in provincia la gente chiacchiera, qui è ridicolo, è un macello. Insomma, poi il problema è, se lo riesce a sapere Margherita? Per carità, sarebbe una tragedia. Ecco, brava, una tragedia. Allora che si può fare? La possiamo sistemare a casa vostra. A casa mia? La facciamo passare per cameriera, così nessuno dice niente. Mi dà una brutta idea. E in fondo è di bella presenza. Cucina orientale, fa pure i massaggi. Sei buddista? Sì. Ma è fantastico, possiamo pregare insieme. A me l'idea mi garba. Allora, l'assumiamo? Assumiamo? Assumete. Ciao Giac. Ciao Tilly. Ciao Silvia. Ciao. Io sono Tilly, sai quella fuori corso? Sì, lo so. Sei grande. Ricominciare a studiare alla tua età non è da tutti. Ma sono solo 27 anni. Ma scusa, no, non volevo offenderti. Beh, alla mia età, come dici tu, un po' di senso dell'umorismo l'ho imparato, Scusa se ti disturbo, ma tu sei stata a scuola con Giacomo? Sì, abbiamo fatto il liceo insieme. Beh, l'altro giorno io e Giacomo siamo andati al bar. Abbiamo incontrato un'amica di mia figlia, una ragazza stupenda, una che fa la modella, uno schianto. Io le ho presentato Giacomo e hanno simpatizzato subito. Pensa che l'altra sera sono andati anche a mangiarsi la pizza insieme. Ah, mi fa piacere, ma io che c'entro? Beh, questa ragazza ha perso letteralmente la testa per Giacomo. Per Giacomo? Sì, dice che è un ragazzo meraviglioso, tenero, dolce, sensibile, romantico. Un ragazzo speciale. Ma va? Solo che lei vorrebbe rivederlo a tutti i costi. Ma lui non vuole. Perché dice che è innamorato di un'altra e che ha in mente solo lei. E chi è? Ah, non lo so. Pensavo che visto che lo conosci me lo puoi dire tu. No, però posso informarmi. Grazie, sei molto gentile. Hai capito Giacomino? Non si direbbe, ma è uno che spezza il cuore alle donne. No, non proprio, non ce lo facevo. Io invece sì. Dagli uomini c'è tanto da imparare. Grazie, cara. Missione compiuta. Ma che l'hai detto? Non ti preoccupare, niente di che. Però vedrai che da oggi ti guarderà con occhi diversi. Piccolina mia, sono andati tutti quanti a lavorare, così noi ce ne rimaniamo soli, io e te. Lucia, è ora di bagnetto. Di bagnetto, quanto di bagnetto. Che piano, lei piano. Prima piano, 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 piano. Cara, la mia bambina. Guarda com'è carina. Oh, mi bambino,
mio turettino, che cucuscino, che piccolino. Ma cos'è sta lagna? È una canzone pop che ha vinto Festival di Transilvania 2 anni fa. E come Festival di Sanremo? Sì, sì, anche noi rumeni abbiamo un festival con il nostro Pippo Baudu, Albano e i Toto Cutugno. E Toto Cutugno, è tutto con la U. Sì, sì, vabbè. Tutto con la U. Ciao, andiamo. Vabbè. Dottore, posso dire parolina? Parolina con la A, non con la U, parolino, tu dici parolino. Con la A. Oggi che giorno è? E che ne so io che giorno è, vediamo. Mo vediamo. Oggi è 27 del mese, giorno stipendio. E 30 giorni fa, altro 27 del mese, altro giorno stipendio. E Ramona non ha visto Beck di Quattrino. No, a parte che non è così, non è che ha visto Beck. È che qui noi abbiamo avuto dei grossi problemi. Tra viaggi, tra fallimenti, tra spese generali, insomma. E poi, scusami, guarda che anche le grandi aziende pagano a 90 giorni. Capita. Allora devo aspettare 27 mesi prossimo. No, i debiti sono finiti. Abbiamo la risposta da Bruxelles. Ci hanno concesso il finanziamento del fondo europeo. Così adesso anche le banche e la regione ci finanzieranno. Oh, e il sindaco è stato preciso. Grazie Lorenzo. Grazie a te adesso la nostra enoteca non è più un sogno ma una realtà. Ah, soldi. Arrivano tanti soldi per me. E magari sarà come Pascià. E a culo caldo se ne sta. Vivi i soldi! Sì, ma questa qui non è mica una canzone del Festival Transilvano, però. No, da noi in Romania girano pochi soldi. Cantiamo solo canzone triste. Da Maslavu le bagaggi. Ciao a tutti. Ciao amore. Ciao. Finalmente una bella notizia. Abbiamo trovato i soldi per ristrutturare l'enoteca. Ah, che meraviglia! Eh sì, e stasera facciamo una grande festa, andiamo a cena fuori. E pago io! E io pago! Però stasera, amore, io veramente non posso. E perché? Perché domani ho l'esame di filosofia e dovrò studiare fino a tardi con il mio compagno di università. Buongiorno a tutti. Lui è Giacomo. Ciao. Chi è, il laureato? Magari, mi mancano ancora 20 esami. A me veramente ne mancano 13, se va bene quello di domani. Comunque non vi preoccupate, festeggiate e quando tornate ci trovate qui a studiare. Okay. Vieni, Giacomo. No, grazie. Tu rimani con me, dai, per cortesia. Lui deve fare 20 esami, tu 13, scusa. E vabbè, lasciami andare, devo studiare anch'io. No, ma rimani con me. Lasciami andare. Qui, per favore. Brava May, oggi si fa il festival della cucina vegetariana, alla faccia del macellaio e delle subistecche. Però dottor Alberto mi ha detto stamattina che voleva pasta. Basta ancora, ma con quella pancia. Noi dobbiamo aiutarla a dimagrire, se perde 20 kg e poi dopo tutto gli funzionerà meglio, il corpo, lo spirito, la mente. Però se lui non mangia, poi diventa triste. È meglio triste che grasso. E poi senti, i ciccioni non sono eleganti. Non gli entra mai nulla, è sempre con quella camicia di fuori. Ave uomo grasso piace. E come mai stai con quel peppino peserà? Se no, 50 kg. Buongiorno! Buongiorno! È pronta la pasta? Signor Dominici, oggi la pasta nel menù del giorno non è prevista. Ah no? E che cosa è previsto? Purè di asparagi, germogli di soia con yogurt e tortino di mango e papaya. Ma che so, a mucca Carolina io? A Indira, a ripiede, eh? Io la mattina mi sveglio alle 6, vi sosso fino alle 11. Dopodiché mi metto a camminare dietro al bancone per 3 ore e taglio le fettine, la bacchia e i polli. Si permetti, allora mi cadono i zuccheri, no? E allora se mi mangio un piatto di pasta, vado per terra. Questo non è un ristorante. E se la pasta la vuoi, te la cucini da solo. Ci può giurare. La faccio così. Aspetta. Ciao, bambino. Mi chiama così, c'è mia moglie. Ti prego, dammi un piacere. Fermati, ma che sei matta? La carne è carne, no? Ma che mi vuoi rovinare? Basta, non ce la faccio più. Io ho lasciato mio paese, mio genitore, mio lavoro per venire qui da te. Ma avevi promesso che noi due vivere insieme, che io fare la signora e invece io fare la cameriera. Zitta, non stai là, te l'avevo promesso, è vero. Perché pensavo che mia moglie fosse scappata con un altro, capisci? Che mi aveva tradito, invece no, è ritornata e le cose sono cambiate, abbi pazienza. Ho capito. Io sono stata solo un divertimento per te. Ma cosa dici, Meli? Io ti voglio bene. Ma che scherziamo?
Ma mia moglie, 30 anni di matrimonio, i figli, che faccia? Abuto. Abuto. Aprile o le che bombi. Se tu non parli con tue moglie e le dici cosa si tu a noi, con tue moglie si parlo io e le lo conto tutto. Zitta, ma che te sei impazzita, non lo puoi fare, per favore, oh. Ti do una settimana di tempo e poi scattano tsunami in famiglia. Eh? Lo tsunami? Sul lago del Como? Oddio. C'è il punto che l'hanno preso durante qua la lezione. Quindi? Durante la lezione. Ah, che ti sì! Vi siete divertiti? Un seratone. Oh, sì, ma io ho bevuto un po' tanto, adesso sono un po' così, sei, un po'. Sei un po' stanchetto. Sì. Vai a dormire, amore. Dai, tanto io e Giacomo dobbiamo finire, poi ti raggiungo, amore, va bene? Sì, ma sono 6 ore che state studiando, è quasi mezzanotte, ehi! Dottore, 2000 anni di filosofia greca. Già! Eraclito, Socrate, Aristotele, Onassis. Ma dai, vai, non ci confondere, su, vai a dormire, vai, vai. Non posso spinazzare un po'? No, dai, su. Ah, vabbè, vabbè, dai. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, 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 buonanotte. Vedi che ricetto qui? Onassis. Ciao, ciao, ciao. Quelli sono le sì. Era l'ultima lezione. No, no, oh, ho avuto un incubo. Acqua. Tilly, voglio l'acqua. Tilly. Tilly. Dov'era Tilly? È 3 di notte. Ma... Tilly! Ecco fatto. E speriamo che domani Zeus me la mandi buona. Sì, sei preparatissima. Tranquilla. A proposito, Silvia poi l'hai vista? Oh, sì, mi sono dimenticato di dirtelo. Anche ieri sera siamo andati al cinema. Ah sì? Sì. Lo vedi che la mia tecnica ha funzionato? È alla grande. Ho scoperto che le piaccio. Sì. E tu a lei gliel'hai detto che ti piace? No, non ho trovato il coraggio di dirglielo. Ma gli ho scritto una lettera. Ah sì? Te la leggo? Ma sì, dai. Cara Silvia, questa lettera avrei voluto scrivertela tanti anni fa, quando eravamo al liceo. Dal primo momento che ti ho visto, ho avuto un colpo al cuore. Per me sei bellissima, la donna più bella del mondo. E quando ti vedo all'università, mi sembra di toccare il cielo con un dito. E scusami se non ho mai avuto il coraggio di dirtelo prima, ma sono innamorato pazzo di te. Oh, il laureato! E dire la signora Robinson? No, no, me la giola, me la giola, me la giola! Ma sono parole meravigliose. Delinquente, marrano, disgraziato! Lorenzo, ma cosa stai dicendo? Tu stai zitta, eh? Traditrice! Va che mi temasi! Mi temasi! Ah! Oddio, Lorenzo! Lorenzo! Oh, che dolore! Oh, mio. Che dolore! Oh, t'amore, ti il mio crapone pelato, oh, ho preso, mamma mia, ho preso una bella lecca! Oh, mamma mia! Oh, ho preso una paura tremenda, ho preso, stai bene! Ma stai... lui, ma lei chi è? Come chi sono? Sono Tilly. Tilly chi? La Tilly, tua moglie. Questo lo dice lei, questo. E lei chi è? Io sono Giacomo. Mi dispiace, è stato tutto un equivoco. Ah, il marito della signora? Ma come il marito della signora? Sei tu mio marito, Lorenzo. No, questo lo dice lei. Ma come... ci avete figli? Ma come abbiamo i figli? I figli ce li ho con te, Lorenzo. Sì, questo lo dice lei, questo. Ma come lo dico io? Che casa è questa qui? Non la conosco io. Amore, è la nostra casetta. Ma che nostra casetta? Questo lo dice lei. Portatemi a casa. Oh, signore mio, Lorenzo. Voglio andare a casa mia io. L'ho smemorato di menaggio. Mi sento a disagio, mi sento. Voglio andare a casa. Suora! Mi porta a casa, suora! Voglio andare a casa! Voglio andare a casa mia! Dov'è?